I finanzieri di Palermo hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di 10 soggetti a vario titolo indagati per partecipazione e concorso esterno nell'associazione di stampo mafioso, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Disposto il sequestro preventivo dell'intero capitale sociale del relativo complesso aziendale di 8 imprese con sede in Sicilia, Lombardia, Lazio e Campania, 5 delle quali titolari di concessioni governative per la gestione delle agenzie scommesse e 9 agenzie ubicate a Palermo, Napoli e in provincia di Salerno per un valore complessivo stimato in circa 40 milioni di euro. Le attività economiche erano strategicamente dirette da soggetti appartenenti e contigui a Cosa Nostra. Il blitz ha portato in carcere l'insospettabile Salvatore Rubino, manager che per conto di Cosa Nostra ha partecipato ai bandi dell'Agenzia dei Monopoli, e Francesco Paolo Maniscalco, il referente delle cosche per il settore delle scommesse. Il fiume di soldi era gestito anche da altri 2 insospettabili imprenditori, Vincenzo Fiore di Palermo e Cristian Tortora di Battipaglia in provincia di Salerno. In manette pure un boss rampante del clan di Pagliarelli, Salvatore Sorrentino, ai domiciliari Giuseppe Rubino, Antonino Maniscalco e Girolamo Di Marzo. Le complesse investigazioni condotte dagli specialisti antimafia del GICO, del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo, svolte con l'ausilio di intercettazioni telefoniche ambientali, appostamenti, pedinamenti, videoriprese, esami dei flussi finanziari, hanno consentito di delineare il grave quadro indiziario e l'organizzazione criminale che attraverso il controllo di imprese riuscì nell'economia legale. L'ambizioso progetto aziendale mafioso ha beneficiato di finanziamenti provenienti sia dal mandamento di Porta Nuova, sia dal mandamento di Pagliarelli. Nel corso delle indagini sono stati monitorati gli esiti di diversi summit mafiosi, cui hanno partecipato anche i massimi vertici del mandamento Pagliarelli, Settimo Mineo e Salvatore Sorrentino. In particolare sono state documentate interazioni, oltre che con esponenti di Pagliarelli, anche con referenti dei mandamenti della Noce, di Brancaccio, di Santa Maria del Gesù, di San Lorenzo e di Belmonte Mezzagno, nel cui territorio, ottenuta la necessaria autorizzazione mafiosa, sono stati aperti ulteriori centri scommesse. Negli anni, grazie alla loro abilità imprenditoriale e ai vantaggi derivanti dalla vicinanza ai clan, gli indagati hanno acquisito la disponibilità di un numero sempre maggiore di licenze e concessioni per l'esercizio della raccolta delle scommesse, fino alla creazione di un impero economico costituito da imprese formalmente intestate a prestanomi che complessivamente nel tempo sono giunte a gestire volumi di gioco per circa 100 milioni di euro.